e si parte con la Roma. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Può sembrare che mi sia appena svegliato e vi posso assicurare che è così, perché ieri è stata una giornata molto impegnativa, perché c'è stata la prima edizione del Super Derby degli YouTuber. Di cosa parliamo? Ve lo spiego in un altro video, ma comunque facendo un rapido riassunto, una partita in stile Supercoppa che si gioca tra la vincente del derby di Roma e la vincente del derby di Milano. E in questo caso le due protagoniste erano il Milan e la Roma. Quindi ieri, il 3 gennaio, c'è stato l'evento a Roma, al centro sportivo Ciriaci. Naturalmente il video, che però uscirà il 6, quindi dopodomani, qui sul canale alle ore 12, attivate svegli, countdown su Instagram, tutto quanto. Tornando all'evento di ieri, ho deciso, come faccio ormai da un po' di tempo, di portarvi con me. Banalmente per mostrarvi un po' il dietro le quinte di quello che accade in questi eventi, dato che voi siete abituati poi a godervi il video completo, montato, però qualche sfumatura potete perdervela lì, no? E quindi ci sono questi altri contenuti che vi permettono di guardare un po' tutto a 360 gradi. Prima di partire io però devo ricordarvi e voglio ricordarvi di supportare il canale e un Fede assonnato con un like, iscrivendovi se siete nuovi, attivando la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti e seguendomi su Instagram per rimanere semplicemente più in contatto con me e scoprire che partita commenterò sabato 8 alle ore 14, perché c'è una telecronaca in arrivo, signori, molto interessante. Detto questo, torniamo a ieri, al 3 gennaio 2022, quando mi sono svegliato assieme al portiere del Milan. E già questo fa molto ridere, perché vi parlo di Giulio Mengolini, che ha già giocato il derby di Milano, la prima edizione in particolar modo, però chiaramente è un esterno, è un non youtuber, ogni tanto lo facciamo, portare qualche esterno in porta soprattutto, perché magari non tutti gli youtuber sono portieri. Anche se, insomma, questo è un video su YouTube, lo ricordiamo, e tu sei senza maglietta, io l'ho avvisato che oggi prenderà gol da Sickwolf, anche se lui non si fila. La certezza è che non mi fai segnare. Però. Esatto, quello no, mai. C'è proprio mai un duello, vediamo chi la spunta, voi lo scoprirete il 6, alle ore 12. Allora, ci sta chiamando Mirko De Nirchio. Vediamo un po'. Dottore! Dottor Falconi, noi siamo alla metro, stiamo prendendo la metro e dobbiamo uscire a Cornelia, giusto? A Cornelia, esattamente. Ma ti metti sta maglietta che stiamo in ritardo? Edo, mi dovessi tutto, usarla di là, non volevo passare. Ma tanto l'hanno visto ormai, ma che di che stiamo parlando? Io mi giro, facciamo così contro luce, tanto non ci interessa, ragazzi, dobbiamo muoverci. Oggi proverò a rappresentare quella carta lì in alto, il valore non è realistico, però insomma il never give up è sempre con noi e quindi ci proviamo. Direi che possiamo andare al campo con una certa enfasi. A tra poco. Allora, siamo in macchina che stiamo andando all'evento e io volevo prendermi qualche minuto, visto che poi arriveremo e partirà il tutto, per una citazione ai tanti assenti di un evento che purtroppo capita in un momento storico un po' delicato, no? E quindi, per esempio, sono risultati positivi due giocatori rispetto a quelli che vi avevo presentato su Instagram. Uno è Reid, l'altro è Michael Gasbarri, uno quindi della Roma e l'altro del Milan. In più, sospetto positivo Blur, manca anche lui. E Zlatan, il nostro buon vecchio di Zlatan, è infortunato. E quindi un po' di cambi li abbiamo fatti di formazione, perché nella Roma abbiamo preso Sim Workout e Kundispa. Nel Milan invece ci sarà, non so se ve lo ricordate, mentre qui siamo in galleria si vede poco e nulla, ma i veterani questa se la ricordano, T-Rex 99, Danilo, che oggi sarà conosciuto come AO, so Danilo. E dopo tutta questa spiegazione che ho voluto regalarvi, siamo arrivati al campo e sono arrivati soprattutto i telecronisti, che per questa occasione erano Fius e Om, e quindi non i Pirlas V come a settembre. Eppure... Scusate, ma... Perché i Pirlas V sono ovunque? Sto scartando dei regali. Hai il suo regalo di Natale? O di... Posso scendere in campo, vedi? Ah, anche oggi? Colore della Roma. Però con chi? Attenzione, perché noi siamo in difficoltà, posso comprarti? Prestito oneroso. Ma sai perché riscatto. Siamo in difficoltà? Perché c'è lui. Ma quello è il problema. Il è che ci ho perso anch'io, allora, con lui. Io sono il capitano dell'Inter, vi offro un prestito con diritto di riscatto, volendo. Con diritto di riscatto. Attenzione. Quindi, è un grande favore quello che ci fai, perché se io poi decidessi... Già gli abbiamo dato Kundispa. Ok. Diritto di riscatto un milione, che va nelle mie casse, quindi se lo volete... Più che il capitano mi sembra il direttore sportivo lui, 3, 2, 1. Ammazza, che velocità, ragazzi, che pressione. Via, Giacomino. Vai.
Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo super derby degli youtuber. Guarda, l'importante oggi è vincere, anche perché questa è mangiata la parmigiana, eh! Oh, mio cazzo, la partita ce la siamo meritata vincendo quella lì. Non me la senti, con le tue. Allora è stato un mamma cazzo. Milan, ma tanto vince il Milan. Oh, ma non ti fai a Roma prima? Oh, assolo, a gufo! A gufo! A Roma questo. Gufo! Siamo qui e stiamo per partire. Stiamo carichi, dai, vamos. Sono passato a mezzo. E il capitano Federico Marconi. Scelto, chissà cosa è uscito. Due capitani sono pronti. Daniele ha scelto il campo. Il capo di sinistra, la nostra sinistra. E si parte! Ancora Harry? Può provarla? Ancora Harry, si porta tutti a spasso, ma Federico chiude. Ancora Mirko sulla destra, Federico riparte, ma ancora Harry, Federico resiste. Ragazzi, posso dire una cosa? Home Fius, con questo tramonto lo voglio dire, e con questi capelli, Home Fius, delle cronaca pazzesca, più dei Pirla Svu, che sono scarsissimi, vero? Chiediamo a un passante, scusa, puoi venire un attimo? Un secondo. Abbiamo già dissati. Ma sì. A te piacciono i Pirla Svu? A me sì. Come sì? Ho anche la loro felpa, sono fan numero uno. Ma no, ma io pensavo cioè, l'avessi messa questa. Questa qui? No, perché non me l'hanno manco, ti dico, non me l'hanno neanche regalata Pirla Svu la felpa. Okay. Pensa quanto se la tirano. Ecco, vi ho regalato qualche immagine, qualche sfumatura di dietro le quinte, però non posso farvi vedere altro. E naturalmente non posso dirvi come è finita la partita. Ditemi qui sotto nei commenti, secondo voi, chi ha vinto questa prima edizione del Super Derby degli youtuber. Dico prima edizione perché la seconda non è lontanissima, andando a ricordarvi un po' la struttura del tutto. A febbraio, in particolar modo il 6 febbraio, ci sarà Inter Milan, quindi il derby di Milano di ritorno. Poi a metà marzo, fine marzo, ci sarà Roma-Lazio, quindi il ritorno del derby della capitale. Le vincenti di queste due partite si riaffronteranno a maggio o giugno, o adesso vediamo, ve lo farò sapere su Instagram dove dovete seguirmi, e quindi ci divertiremo e anche lì magari ci sarà una rivincita della partita di ieri o una partita inedita come Lazio-Inter o Roma-Inter o Lazio-Milan o Tuzia Guapelata col cerchietto fucsia, insomma un po' di tutto. Signori, attivate le vostre sveglie perché il 6 a mezzogiorno esce Milan-Roma, il super derby degli youtuber. Un bacione, never give up e alla prossima. Ciao!